Eccoci qua con Corrado Pinzano. Ciao. Abbiamo appena finito di parlare male di te insieme a Luca. Sono contento, vuol dire che, diceva mio vecchio zio, nel bene e nel male l'importante è che se ne parli, no? Ed è stato anche il leitmotiv dell'anno. Scusate, tiro via la mascherina perché sono veramente accaldato. No, è andata bene, l'organizzazione è andata super super bene, alla faccia di chi diceva che non avremmo fatto neanche una prova speciale, l'abbiamo fatta tutte quante. Dal mio lato, diciamo lato sportivo mio, sono molto contento del secondo posto, perché dietro a un campione assoluto come Andrea, e insomma lo speravo, ecco. Abbiamo faticato tanto oggi a trovare il setup giusto della macchina, però dai, nel complesso, considerando anche la foratura di ieri sera, era il massimo che potevamo fare. Stiamo commentando proprio quello, abbiamo visto nei filmati, perché ti abbiamo ripreso mentre stavate cambiando la gomma, abbiamo visto la tensione nei tuoi occhi e negli occhi del tuo navigatore mentre cambiavate questa gomma. 20 secondi vi hanno tardato per questa foratura, per oggi un lavoro attento fatto di cesello, diciamo, ti ha portato a un secondo posto più che onorevole. Sì. So che tu ci tenevi a qualcosa di più sulla gara di casa, no, però ovviamente. Ma sai, bisogna essere consapevoli dei propri limiti e cercare di migliorare ogni volta. Già all'inizio della gara, quando si presenta un certo Brugnola, parti già con il massimo il secondo posto. Detto questo, no, ieri il secondo giro di prove abbiamo recuperato 15-20 secondi sugli altri, sui quelli che ci precedevano, quindi ci ha permesso di essere lì in seconda posizione abbastanza tranquilli. Oggi purtroppo, ripeto, abbiamo avuto dei piccoli problemini di setup, se no avremmo potuto essere ancora un pelo più vicini a Crugnola, però dai, le gare sono così, belle, combattute, imprevedibili. Bravissimo, ti lascio andare ancora un secondo, volevo dire, abbiamo intervistato il sindaco, abbiamo intervistato Andrea Gibello, tante persone, tanti complimenti per l'organizzazione, tantissimi, per cui complimenti per tutto. Se siamo arrivati secondi diciamo in gara a livello di organizzazione, tutto quanto, veramente abbiamo vinto l'assoluta, perché e Biella si merita questo, perché vedere anche tutte le persone in trasferimento che ti salutano, tutto quanto, è veramente emozionante, veramente diciamo sinonimo di grande passione per i rally. Bene, ci avete creduto, avete fatto bene, complimenti, ciao ciao ciao.